Io non ho mai inteso il lasciare andare di Heidegger come qualcosa che riguardasse soltanto il pensiero, in quanto parla di tonalità emotive fondamentali, quali lo stupore, l'angoscia, che hanno la capacità di aprire la mente a qualcosa che riguarda tutto. E siccome le tonalità emotive si vivono proprio nel corpo, mi chiedevo se in questo senso potesse esserci un parallelo tra quello che intende appunto Heidegger col lasciare andare e quello che dice Dogen, quindi come qualcosa che riguarda proprio corpo e mente. E in secondo luogo, l'ultima domanda è se può chiarire un po' meglio cosa si intende con vivere, cioè imparare a vivere, cosa intendete a livello linguistico voi con vita, perché per noi occidentali il termine vita è legato abbastanza a qualcosa di fisiologico, e proprio siccome si parla di imparare a vivere attraverso una dimenticanza, che è una morte non fisica, io pensavo di più all'esistenza, cioè imparare a vivere come scoprire di esistere, e se per voi ha senso questa distinzione tra vita, cioè se è comprensibile questa distinzione tra vivere ed esistere. Allora. E grazie a te, について もう少し詳しく言いますと ハイデガーは何を斡旋するか というと ビレ、意志です。ウィル、ウィル、ビレという意志というのは人間が生きる上での一番根本的な形ですね。一番根本的な力ですね。で、何のために意志する。我々はいろんなことを欲します。I will do something, this, this, this. だけど最後はね、I will live. 生きるための will. その will を斡旋するという意味です。Allora, chiariamo intanto cosa intende Heidegger con Gelassenheit. Heidegger fondamentalmente intende e riferisce questo tema a questa parola al tema della volontà, Wille, che è l'aspetto più fondamentale dell'uomo. Cioè, la vita umana si può ridurre al volere. Io voglio fare, io faccio questo, ma io voglio fare questo, io voglio fare quello. E Gelassenheit fa riferimento a questo tema, a lasciare la volontà. 普通に意志を斡旋するというと、生きる意志を、ボロンテを失う、生きる意欲を失う、つまり元気のない生き方になる。普通はそういう意味ですね。La volontà di vivere, quindi se leghiamo l'idea del lasciare alla volontà di vivere in senso, senso così più normale che ci può venire in mente, è non aver più voglia di vivere, cioè perdere il desiderio di vivere, non avere più grinta, in altre parole. Ima wa ishi o volonte o steru no dewa nakute rassen suru. Rassen suru Let it be. 何々を荒らしめる。荒らしめるって。で、私は自由って言うんです。私は自分の意思を、I let me, I let my will, just like it is という意味で、I am free from will という意味です。ま、non si tratta di gettare la vita, di buttare via, quanto piuttosto di lasciare la volontà di vivere. Quindi
In altre parole, lasciare che sia com'è. Io sono libero della volontà di vivere. Quindi io sono libero e anche la mia volontà è libera così com'è. E quindi in questo senso si inserisce anche la dimensione del sentimento, delle emozioni. Noi abbiamo ovviamente diverse emozioni, gioia, dolore. Se una persona che ha imparato la Gelassenheit lascia queste emozioni, diventa un Buddha. Quindi è un Buddha di pietra, però, una statuetta. Ho una roba costruita di legno, lì così. E se maestà, satotta maestà, da una chide scutta, butzo, nara, omoshirokunai. Se ci fosse un maestro così bravo da diventare un Buddha, ma di pietra, quel maestro non sarebbe per niente interessante. E careva ishi mo ioku mo motteru shi feeling kanjō mo motteru dakedo free from zen to iu. Quindi in realtà lasciare la volontà di vivere significa essere libero da queste cose, non essere senza queste cose. Io penso che la differenza in questo fra Dogen e Heidegger stia nel fatto che Heidegger ha compreso questa cosa all'interno del pensiero, cioè ha scavato all'interno del pensiero e ha visto questo aspetto nel pensiero. Dogen l'ha visto a partire dal corpo. Sono Dogen no bai ni butsudo o narau kore wa ikikata o rabindranath o narau to iimashita. E Dogen ha detto, ha definito la via del Buddha, la via della vita, come modo di vivere. La vita è in giapponese biologico ga hitotsu no imi. Sore kara kurikku mo ite, kore ga futatsume no imi. Sore kara everyday life, kore ga mitsume no imi. E in giapponese la parola vita ha il significato sia di vita biologica, sia di vita personale, di curriculum, per esempio, sia di vita quotidiana. De, ikikata o nara la vita, la vita, toyu toki wa yappari zenbu haitteru to omimasu. E parlare della via della vita significa comprendere tutte queste dimensioni. Perché noi in qualche momento, in qualche punto della nostra vita abbiamo coscienza della morte. In altre parole, questa è la vita biologica. Ma non è soltanto questo la nostra vita, è anche coscienza della nostra storia, del nostro curriculum, e anche coscienza del nostro vivere quotidiano. Quindi a tutti e tre questi livelli. De, sono
生きるということは死ぬということとこう不可分離れないわけです。E un'altra cosa importante è che non è possibile distinguere vita da morte. そうすると生き方を習うというのは死に方を習うということと同じになってくる。In altre parole, imparare a vivere vuol dire anche imparare a morire. 哲学は死の練習という言い方はプラトンです。C'è stato un filosofo occidentale che ha detto che la filosofia è un allenamento alla morte, cioè Platone. だから生き方を習うというのはそのいろんなレベルで言えるということで、まあ、質問なさった方も別のことをそれでいいのかどうかもうちょっと。Ma io ho risposto in questo modo, non so se lei sia soddisfatta di questa risposta o se voleva magari.